Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo della BMW perché tra qualche giorno, il 6 giugno 2023, BMW è in programma di presentare al mondo un modello nuovo e in questo video vi dirò quale moto nuova in teoria BMW dovrebbe presentare, grazie a un indizio e grazie anche, diciamo, a un'immagine che BMW ha diffuso qualche ora fa sui propri canali social e oltre a questo, dovrei essere in grado di mostrarvi addirittura la moto come fatta nella versione finale. Questa grazie a una foto che un fan ha fatto poche ore fa a Peter Hickman durante il TT 2023. Comunque, andiamo con ordine. Allora, dicevo che il 6 giugno BMW è in programma di presentare un modello nuovo, no? E ha diffuso poche ore fa sui canali social un'immagine che vedete qui di fianco che fa un po' capire, diciamo, quale modello dovrebbe arrivare, no? Diciamo che l'immagine, questo render, ci mostra una moto con delle forme simili a una crossover e in gamma 2023, come crossover, la BMW propone la S1000XR e le forme sembrano un pochettino coincidere con la crossover 1000 della casa tedesca, però sulla, diciamo, sulla carena c'è una lettera M, no? Quindi, se uno più uno fa due, BMW dovrebbe presentare tra qualche giorno la nuova M1000XR, una versione più pompata, più pepata e anche più costosa e più bella e più prestigiosa dell'attuale S1000XR 2023. A sostegno di questa, diciamo, teoria, che non dovrebbe essere una teoria, ma dovrebbe essere, diciamo, così come stanno le cose, però a sostegno di questa, diciamo, teoria c'è il fatto che qualche mese fa BMW aveva registrato la sigla MR, no? Al tempo si erano un po' diffuse le voci, insomma, su chi pensava cosa, su che moto, insomma, dovesse arrivare da parte di BMW e diciamo che la teoria più in voga era quella che sarebbe arrivata una nuova M, derivata dalla S1000XR, M, famiglia M, R, sigla che prende la parte finale della XR dell'S1000XR, quindi MR starebbe per M1000XR e ci sta come cosa anche vedendo insomma l'immagine questa qua di fianco che BMW ha diffuso. Quindi a quanto pare ragazzi arriverebbe una terza moto per la famiglia delle M della BMW, attualmente composta dalla Supersportiva 1000, fantastica, bellissima e super costosissima, M1000RR che vedete qui di fianco, alette aerodinamiche, top speed oltre i 310 all'ora, pacchetto M, fantastica, che prova a costare tipo un 34.000 euro, e l'altra moto attualmente in gamma è la M1000R, che sarebbe l'evoluzione, la versione anche in questo caso più pompata della S1000R che io ho provato mi sembra 2 anni fa, ma con il motore della M1000RR con circa un 45 cavalli in più di potenza e un prezzo di circa un 6.400 euro in più rispetto all'S1000R normale. L'S1000R normale, la Maxi Naked, ha un costo di circa 16.450 euro, mentre la versione M1000R, anche in questo caso alette aerodinamiche, pacchetto M, motore più pompato, costa sulle 22.850 euro circa, no? Quindi un incremento di prezzo di circa un 6.400 euro. Ecco, al fianco della M1000RR e della M1000R dovrebbe arrivare tra pochi giorni la M1000XR, quindi avrebbe in gamma la BMW, la Supersportiva 1000, la Hyper Naked 1000 e anche la Maxi Crossover o Hyper Crossover 1000 derivata dal motore dell'M1000RR. Quindi niente male ragazzi, la notizia secondo me è molto interessante, purtroppo BMW non ha diffuso altri dati o altre informazioni ufficiali. Però dicevo inizio video che in realtà abbiamo anche delle immagini su come la moto dovrebbe arrivare in versione addirittura definitiva, no? Allora, qui di fianco ve le mostro. Queste foto le hanno scattate sempre poche ore fa durante il TT 2023 e troviamo a bordo di questa moto che dovrebbe essere la nuova M1000XR, il pilota Peter Hickman, che è un pilota BMW che corre con la M1000RR, no?
In tanti si chiedevano se effettivamente la moto è la M1000 XR, no? Perché magari, capite, potrebbe essere una moto camuffata o cose strane. Ho letto alcuni che in Italia hanno detto che probabilmente non è la M1000 XR. C'è un dettaglio che però, ragazzi, conferma che a tutti gli effetti questa dovrebbe, dico dovrebbe perché comunque BMW ancora non l'ha presentata, ma dovrebbe essere effettivamente proprio la nuova M1000 XR, ovvero la carena. Notate l'adesivo M sulla fiancata, il lato comunque sinistro della moto, se ci fate caso è identico al render, insomma, all'immagine che BMW ha pubblicato sui propri canali social. Quindi o BMW ha fatto lo scherzone di prendere un S1000 XR e modificarla a tal punto da copiare addirittura la carena, diciamo, della nuova M1000 XR, ma in realtà sotto c'è la vecchia S1000 XR, oppure effettivamente, ragazzi, il logo è identico, proprio uguale con la scritta M identica, stessa posizione, quindi probabilmente la moto che vedete in foto è proprio la nuova M1000 XR. Secondo me è proprio lei, cioè non ci sono scuse. Cioè proprio addirittura copiare la grafica, capite che probabilmente BMW o magari l'ha fatto apposta, magari è un modo comunque per far parlare di sé o non so perché, ma comunque sia, probabilmente hanno già svelato, insomma, questa moto, magari in modo accidentale, magari non è voluta, magari la moto doveva stare nascosta nel box, il pilota se l'è preso, uno se l'è presa per andare in giro, uno l'ha fotografato e la moto, insomma, ha fatto il giro del web. Tant'è comunque, ragazzi, secondo me quella che vedete qui di fianco è la nuova M1000 XR. Come dovrebbe essere fatta la moto? Perché potrebbe essere interessante? Perché andrebbe a sfidare la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak. Perché la Pikes Peak? Perché la S1000 XR monta i cerchi stradali da 17, esattamente come la V4 in versione Pikes Peak, perché le altre Multistrada V4 montano il 19-17 o se no c'è la variante Rally, no? L'unica versione della Multistrada V4 che monta il 17 è proprio la Pikes Peak. Quindi questa S1000 XR in versione nuova M1000 XR andrebbe proprio a sfidare la Ducati, pungendola sulla sua bellissima e costosissima Pikes Peak, no? Dalla sua BMW avrebbe sicuramente una moto con un motore con molta più potenza rispetto alla Ducati, ma perderebbe sicuramente la tua coppia. Perché vi dico questo? Proviamo un attimo a immaginarci come potrebbe essere fatta questa nuova M1000 XR, no? Basandoci sui dati della M1000R. È abbastanza facile perché l'M1000R è molto simile per caratteristiche alla M1000RR, no? Quindi di rimando M1000RR, M1000R, probabilmente i dati verranno ripresi anche sulla M1000 XR. L'M1000R, lo so che ci sono un po' di sigle, numeri, eccetera, eccetera, però comunque cerco di spiegarvi le cose in maniera più chiara possibile. L'M1000R ha una potenza di circa 45 cavalli in più rispetto alla S1000R. L'S1000R ha un motore 4 cilindri, 1000 di cilindrata, con una potenza di 165 cavalli e una coppia di 114 Nm. Ora, la versione M1000R monta il motore della M1000RR. La potenza sale per l'appunto di circa 45 cavalli e raggiunge ben 210 cavalli per una coppia di un newton metro in meno rispetto al motore base della S1000R, 113 Nm, ma la potenza massima comunque 210 cavalli. L'M1000RR ha 2 cavalli in più, 212. Il peso invece rimane uguale praticamente, perché l'M1000R pesa sui 199 kg, esattamente tanto quanto la S1000R, a meno che non viene montato un pacchetto M, mi sembra Competition, che abbassa anche un po' il peso. Quindi, di rimando, S1000 XR 2023 ha il motore identico della S1000R, 4 cilindri, cilindrata 999, potenza 165 cavalli e coppia 114 Nm. Se mettono il motore dell'M1000RR, la potenza probabilmente arriverà a 210 cavalli e una coppia di 113 Nm per un peso probabilmente sempre simile, ovvero sui 205 kg a secco, una moto che non pesa poi neanche tantissimo, no? Per un serbatoio sempre di circa 20 litri. Che
Capite bene che una moto di questo tipo stradale, chiamiamola crossover, con 210 cavalli è qualcosa che non si è mai visto, esattamente come la M1000R. La M1000R è a memoria forse la Hypernaked più potente in circolazione al mondo al momento. Più alta per potenza, ma non per coppia, perché per esempio la Ducati fa meglio, ma per potenza comunque è la Hypernaked più potente circolazione. E di rimando la M1000XR diventerebbe a tutti gli effetti la crossover più potente al mondo in circolazione. Rispetto alla Pikes Peak della Ducati, avrebbe molti più cavalli, perché la Pikes Peak si ferma a circa 170 cavalli, ma perderebbe lato coppia, perché la Ducati monta il motore Gran Turismo, che come coppia sviluppa circa un 125 Nm e anche molto più in basso rispetto alla BMW, perché BMW come coppia a 113 ma attorno agli 11.000 giri. Il motore è comunque sempre un 1.4 cilindri, la Ducati 125 Nm ma tipo 8.000 giri, quindi molta più coppia e anche molto più in basso, perché vedo un motore più grosso di cilindrata, no? Visto che il motore è un 1158 V4. Però tant'è, comunque sia, risulterebbe essere la M1000XR la crossover più potente al mondo in circolazione. E insomma, non sarebbe niente male, no? Per chi ama questo genere, diciamo, di confronti o ama avercelo più lungo degli altri, mettiamolo in questi termini. Quindi ecco, sarebbe una moto secondo me interessante, probabilmente insfruttabile in strada come la M1000R, tant'è uguale. Però, capite, comunque sia, sarebbe sicuramente una figata da guidare. Per il resto, come immaginarci la moto? Probabilmente ha lette aerodinamiche, magari belle vistose, come sull'M1000R. Sull'M1000R le lette aerodinamiche sviluppano un carico aerodinamico attorno agli 11 kg a 220 km/h, probabilmente dato simile anche per quanto riguarda la M1000XR. Top speed, l'M1000R arriva attorno a 280 all'ora, probabilmente l'S1000XR, avendo anche una carenatura, potrebbe arrivare attorno ai 300 all'ora, no? Per una moto per utilizzo stradale, capite bene che, cioè, sono numeri assurdi, cioè, per una moto da pista, ok, per una Hypernaked, ma per una crossover stradale, una moto che probabilmente nasce più che altro per viaggiare, capite bene che ha poco senso, però comunque sia sono numeri importanti. Per il resto, al di là delle aerodinamiche, probabilmente ci sarebbe lo schermo TFT da 6,5 pollici con il logo M montato anche sulla M1000RR e sull'M1000R. Come ciclistica, sospensioni probabilmente sempre le stesse, visto che anche la M1000R si basa su telaio sospensioni dell'S1000R, quindi sempre telaio doppia trave in alluminio, sospensioni con Dynamic ESA, sospensioni elettroniche semiattive, con la forcella a stili rovesciati da 45 mm, probabilmente pinze M come anche sull'M1000R, che sono un po' una novità, e gommata sempre 120 e 190. Per il resto ABS Pro della BMW e poi tutto il pacchetto elettronico, che comprende una marea di controlli, traction control, launch control, antipennata, slide control, tutto quello che volete, che si è visto anche sull'M1000RR e sulla M1000R. Parlando di prezzi, dicevo che la M1000R costa circa un 6.400 euro in più rispetto all'S1000R, di rimando l'S1000XR, modello attuale, costa sulle 19.750 euro, di rimando facciamo un 6.500 in più, andremo sulle 26.000 e pochi spiccioli, no? Quindi mettiamo un 26-27.000 euro, potrebbe essere interessante a quel prezzo la moto così, a lette aerodinamiche, magari anche diversi componenti in carbonio, no? Diversi componenti del pacchetto M, o magari anche come optional pacchetto M Competition della BMW, insomma, motore bello potente, 26.000 euro, 27. Potrebbe essere interessante perché una multistrada V4 Pikes Peak comunque costa molto di più perché va sulle 31.000 euro circa, no? Quindi una moto interessante, ragazzi. Io vi ho detto secondo me come dovrebbe arrivare. Vediamo il 6 giugno se effettivamente BMW presenterà questa moto. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, se trovate che la moto potrebbe essere interessante oppure no. Cioè, parliamo di moto, ragazzi, che nascono per un pubblico molto molto di nicchia, no? Cioè, nel senso,
È vero che BMW ha molte moto costose in gamma, cioè la GS in primis, l'RT, tutte moto che costano un botto, le K1600, però capite, si rivolgono al classico cliente BMW, in genere i quarantenni, cinquantenni, con un po' di soldi, però sono moto più sensate magari, no? Perché comunque sono comode su strada. L'M1000RR nasce per la pista, quindi per i pistaioli, l'M1000R nasce per chi vuole magari andare in strada, o anche l'S1000R, nasce per chi vuole andare in strada e farlo in maniera cattiva, aggressiva, facendosi anche vedere un po' magari al bar, no? Una M1000XR, capite che cioè, sarebbe una moto, sì, scenica, ma che cioè, è difficile inquadrare anche un target per questo genere di moto, no? C'è cioè, un hyper crossover. Cioè, già l'S1000XR basta e avanza, la potenza è molto alta, la coppia anche, cioè 210 cavalli su una M1000XR, capite bene che è su strada, cioè dove andate? Però tant'è ragazzi, come Ducati vende le Pikes Peak, facilmente insomma, penso soprattutto in Germania potrebbero vendere anche le M1000XR. Comunque vedremo se la moto sarà effettivamente questa e se sarà la stessa insomma che vi ho mostrato negli scatti, poi magari al TT hanno messo una moto camuffatissima, addirittura copiando la livrea del render che BMW ha pubblicato sui social, no? Cioè magari hanno fatto una manovra di marketing simile per far parlare di sé, no? Ci può stare, ma secondo me ragazzi è la moto che guidava il pilota della BMW, perché secondo me ha sbagliato il pilota della BMW. Lui guida l'M1000RR, probabilmente in qualche angolo avevano lì da provare magari a porte chiuse, diciamo, la M1000XR, e il pilota ha preso la moto sbagliata, è andato in giro. Cioè, non lo so, però secondo me la moto è quella, perché addirittura il design, insomma, della livrea è uguale, capite bene che è una cosa che, insomma, probabilmente la moto è quella. Comunque, da questo video è tutto. Saluto come sempre Erika. Discorso BMW, io ho prenotato per, mi sembra, il 2 luglio la prova della K1600B, no? Ho già provato la K1600GT l'anno scorso, una moto pazzesca. Una moto che costa un botto, no? Però è sensata per la strada perché è comodissima. Vedete la prova a girare qui di fianco, la trovate anche sul canale YouTube. Playlist prove moto. C'erano altre moto in prova volendo, no? Le prove quel giorno BMW le farà, sono aperte ovviamente, le farà al Passo Pennice, zona Bobbio. C'erano altre moto in prova, tra queste c'era anche l'S1000XR, però mi sono detto, piuttosto che provare l'S1000XR, io ho già provato moltissime BMW, l'S1000R, 750GS, 850GS, la RT, e la K1600 GT e qualcos'altro che sicuramente è la F900R e altre che adesso mi starò dimenticando, quindi moltissime moto in gamma BMW le ho già provate. C'era un po' il mio dubbio tra provare la S1000XR, visto che in tanti me l'avete chiesto, e un mio sfizio era provare la K1600 in versione B, no? Comoda da viaggio. E mi sono detto, alla fine, avendo già provato l'S1000R, avendo già provato quel motore, mi sono detto, sono là, provo la pressione, quella, la B della K1600, perché è una moto pesantissima, perché pesa tipo 350 kg, una roba assurda, però secondo me deve essere fantastica da guidare, pesantissima, che se sbagli a fare una curva probabilmente ti ribalti 10 volte e finisco a valle, però mi incuriosiva, quindi io proverò quest'anno all'evento BMW la K1600B e non la S1000XR, ragazzi, perché mi incuriosisce di più, mi attizza di più la K1600B. Da questo vi dicevo che è tutto, metto un like se vi è piaciuto e vi terrò aggiornati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram e diventate un backer ufficiale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao ragazzi!